Il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore è al collasso. La denuncia arriva da Gennaro D'Andretta, coordinatore degli infermieri del reparto di emergenza e rappresentante della CGIL. Troppi gli accessi, poco il personale. Questa la segnalazione del sindacalista alla vigilia di un nuovo confronto con i vertici della ASL Salerno. Io sono preoccupato, anzi preoccupatissimo, perché ad oggi ancora nulla è stato fatto per fare in modo che il personale riesca a lavorare in sicurezza e in serenità, soprattutto con l'avvenuta legge 161, la normativa europea, che d'altra parte sta legge che è una legge giusta in quanto serve a garantire il personale, però pur volendo non si può utilizzare il personale in regime di straordinario oltre le 48 ore settimanali a coprire i turni. Siccome noi abbiamo delle grosse carenze di personale, prima bene o male riuscivamo a sopperire andando sforando quello che erano poi con ore di straordinarie. Adesso che non c'è più questa possibilità, perché dobbiamo rispettare questa normativa, La difficoltà si è triplicata. Veniamo ai numeri: si sono raddoppiati gli accessi qui a Nocera Inferiore dopo la chiusura di Scafati. Cosa serve in termini numerici, sia di infermieri che di medici, per sopperire a questa mole di lavoro? Allora, a mio modesto avviso, la cosa che serve nell'immediato e subito, anche in virtù che fra poco inizia il periodo estivo e quindi il personale dovrà andare in ferie, e mi sembra che nella legge di stabilità sia previsto che possono fare immediato tutti i tipi di assunzioni, avvisi. Quindi servono sia medici che infermieri e operatori sanitari. Infermieri e sociosanitari. Se poi vogliamo parlare di far funzionare meglio, questo lo dico anche come coordinatore per la mia esperienza che quasi trentennale di pronto soccorso, io dico che secondo me bisogna filtrare quanto più possibile il territorio dal DEA. In questo mi spiego meglio. Cioè, noi ci abbiamo degli episodi, bisogna farli funzionare meglio, mettere in condizione il territorio che funzioni, che alcune patologie non devono proprio arrivare a Nocera, quindi Pagani, Scafati, quei tipi di prestazioni che sono codice verde, bianco. Solo le emergenze verdi. No, io credo che loro abbiano poco considerazione per queste strutture territoriali, come se per loro fossero strutture che ci fosse o non ci fosse, non è così, le assicuro che non è così, perché con l'esperienza andate anche a vedere da vicino. In Toscana, faccio un esempio di Firenze, dove un pronto soccorso che è perlomeno 10 volte più grande di questo, non è, cioè, ma veramente 10 volte più grande, gli accessi sono 60.000, e mi spiegavano lì i colleghi che non era perché i necessi non ci stanno, ma perché fanno funzionare i PSAUT. La rete territoriale deve essere potenziata. Benissimo. Queste è come. Ultima cosa, spesso proprio per queste situazioni che si registrano ci sono tensioni nel pronto soccorso, ci sono state anche aggressioni, talvolta arrivano le forze dell'ordine, quindi c'è anche un'emergenza sicurezza. Certo, le posso assicurare che la serenità lavorativa non c'è. Non c'è per tante ragioni, soprattutto. Ed è, adesso noi siamo in una fase dove il personale del pubblico impiego viene visto con odio, la gente viene prevenuta, però le posso assicurare che c'è anche tanta brava gente, tanta gente che lavora per il proprio dovere e si sacrifica, e non lavora in serenità e né in sicurezza. Ultima cosa, nelle prossime ore, mercoledì, dovrebbe esserci un confronto all'ASL con il commissario Longo, mi sembra. L'auspicio qual è? L'auspicio è che mercoledì si riesca a trovare una soluzione per risolvere queste tematiche.